Allora, signori, per favore, iniziamo. Mi sentite o no? Allora, possiamo cominciare? Allora, Paolo Fontana mi ha invitato a parlare su un argomento che, dico francamente, mi imbarazza tantissimo, nel senso che la non comasca, parlare di tessuti comaschi davanti a degli intenditori comaschi veramente mi mette in crisi. Comunque farò del mio meglio per superare questo imbarazzo iniziale e raccontarvi quelle che sono state le mie ricerche nel settore. Suppongo che l'invito di Paolo sia arrivato a me perché a partire dagli anni 90 mi sono occupata di archivi comaschi. Dapprima perché ho studiato la collezione di una giornalista di moda che aveva sposato un comasco, aveva sposato Pierpaolo Corlezza, proprietario della Taroni, e quindi da lì sono stata introdotta in questo settore, mentre prima mi occupavo più di tessuti antichi. La prima cosa che mi ha colpito venendo a contatto con gli archivi comaschi è che chi abita in questa zona in quegli anni, parlo della metà degli anni 90, non si rendeva ancora conto di che straordinaria ricchezza avesse in casa. È una cosa che a me ha colpito tantissimo ed è uno degli argomenti su cui mi sono battuta di più da quando sono diventata direttore del museo della Fondazione Arti, e cioè il recupero e la salvaguardia degli archivi comaschi, perché attraverso questi si può tranquillamente studiare non solo quello che è stato prodotto a Como a partire dagli inizi del Novecento ad oggi, ma anche quella che è stata un po' la storia del tessuto per abbigliamento di lusso nel XX secolo. È un argomento che, quando ho cominciato all'epoca, era assolutamente di nicchia e anche un po' da fuori di testa. Ultimamente è stato recepito al punto che, in occasione della mostra che si è svolta a Villa Reale a Monza, è terminata a gennaio di quest'anno, la sezione di tessuti è stata introdotta ed è stato chiesto a me di occuparmi della scelta dei tessuti prelevati dagli archivi comaschi. Questo per dire come da un argomento assolutamente non interessante, in questo periodo è diventato uno degli argomenti di punta su cui si battono gli studiosi di storia del costume e della moda. Una premessa doverosa è il fatto che i tessuti che voi vedrete fotografati sullo schermo vengono da alcuni archivi comaschi, ma non da tutti ovviamente. La scelta che ho fatto non è casuale, ma potrebbe essere di 500 slide anziché 50 come sono, nel senso che questi archivi sono tutti ricchissimi. Io ho cercato di esemplificare alcune tipologie della produzione comasca, ma ovviamente non se l'abbiano a male quelli che non sono stati citati, visto che siamo in streaming c'è il rischio anche di questo, perché davvero ciascuno dei proprietari di industrie tessili, nella maggior parte dei casi, possiede archivi meravigliosi. Allora, cominciamo invece con delle slide che non sono collegate direttamente agli oggetti che io conosco, ma per dar conto di quale fosse la ricchezza della produzione serica comasca già ai primi del Novecento. Il testo di riferimento in questo caso è quello che Francesco Scardin... Volevo capire, non so perché c'è questo problema, speriamo che sia solo in questa slide. Il testo di Francesco Scardin, che è stato scritto nel 1912, quindi immediatamente prima della Prima Guerra Mondiale, ed è una specie di fotografia di qual era la situazione in quel periodo. Noi siamo abituati a pensare che, non so cosa sia successo, ma ci sono delle cose strane. Nel senso che a video io le vedo bene, ma in realtà succedono delle ripetizioni. Spero che sia una cosa che non succede dappertutto.
Allora, quello che volevo dire è che in quel momento lì, quindi 1912, sul territorio comasco esistevano già un'enorme quantità di aziende che lavoravano la seta di alto livello. Quindi non come siamo abituati a pensare che dalla seconda guerra mondiale in avanti a Como c'è stato il boom della seta. In realtà questo boom della seta è nato molto prima ed aveva delle solidissime basi, tanto solo per citarne alcune. Una delle più antiche è Muse Mazzorati & Co., 250 telai a mano e 25 jacquard. Allora, io quello che dico, fermatevi un attimo sul dato dei 250 telai a mano. Che cosa significa? Non che avevano un capannone come concepiamo noi oggi, in cui lavoravano 250 telai a mano, ma che dislocate sul territorio esistevano probabilmente 250 famiglie che in casa avevano un telaio a mano, il quale lavorava probabilmente nei tempi morti in cui facevano, che ne so, il negoziante, il contadino, la casalinga, ma comunque producevano stoffa che poi veniva restituita, cioè diciamo che la Musa Mazzorati dava il materiale, quindi la seta filata, veniva tessuta in casa e poi restituita a Musa Mazzorati che la commercializzava a suo nome. Allo stesso modo Rosasco, aspetta, faccio una prova, scusate, mi interrompo un attimo, faccio un tentativo e provo a vedere se usando un'altra, non so se con questo funziona meglio. Perché non capisco la ragione per cui ci sia questa orrida visualizzazione. Funziona, allora è la PPX che non era supportato da questo sistema. Ok, allora Rosasco allo stesso modo aveva 500 dipendenti. 500 dipendenti sono tantissimi, non so quante delle industrie comasche contemporanee abbiano così tanto dipendenti, e producevano sete funerali e tessuti anche elaborati. Allo stesso modo, per fare altri due esempi, Carlo Casnati aveva 350 telai meccanici, ma in questo caso dallo Scardin sappiamo che producevano sete mite, quindi probabilmente foderami, tessuti di minore importanza. Oppure ancora invece Luigi Taroni, che aveva 350 dipendenti e produceva invece sete operate di altissima qualità. Circolavano ancora tessuti di Luigi Taroni, che non ha niente a che fare con la Taroni di oggi. Sul territorio comasco c'erano alcuni collezionisti negli anni scorsi che avevano dei bei tessuti da Luigi Taroni, che non avevano niente da invidiare ai tessuti francesi dello stesso periodo. Per arrivare invece a delle ditte che sono documentate, si arriva alla FISAC. Allora, la FISAC è nata nel 1906 come la somma di una serie di altre aziende che sono confluite all'interno di questa grande azienda. Quando il mio primo impatto con gli archivi della FISAC è stato gli archivi della FISAC presso Guarisco, che è una ditta di Grandate. E già allora loro hanno dei bellissimi libri che non consideravano più di tanto, che davano conto di quanto veniva prodotto con dei piccoli campioni e con a fianco la spiegazione di come erano stati fatti e tutta una serie di specifiche tecniche. E già lì mi erano sembrate delle stoffe molto interessanti. Poi però, diciamo, di modesto impatto visivo. Poi invece la Fondazione ha comperato in anni recenti una grossa parte dell'archivio FISAC che era arrivato sul mercato antiquario e per evitare la dispersione abbiamo convinto il nostro consiglio di amministrazione ad acquistarlo. E lì abbiamo avuto la sorpresa di vedere che in realtà la produzione della FISAC da un punto di vista disegnativo e dei motivi decorativi non aveva niente da invidiare alla corrispondente produzione francese di quel periodo. Quindi questo significava che i francesi erano molto bravi a rifornire l'alta moda loro di bei tessuti, ma che la produzione locale comasca già agli inizi del Novecento, parliamo 1915, quindi anni di guerra, 1916-1917, era già di alto livello. Potete vedere dai disegni che vi ho portato qui, il primo a destra è un taffetà broccato, a sinistra scusate, un taffetà broccato, gli altri due sono dei damaschi che nel gusto ricordano molto da vicino i tessuti liberi più belli prodotti in quegli anni in Francia.
La FISAC non solo aveva dei tessuti importanti, ma anche alcuni più leggeri, diciamo così, come motivo decorativo, come ad esempio questo Pequin Chinet, che però rientrarono assolutamente nei canoni di moda di quegli anni. La riga in bianco e nero era uno dei temi decorativi più utilizzati, e quindi non, diciamo che le stamperie e le tessiture comasche non si sottraevano a questi input della moda. Proseguendo nella mia ricerca capillare sugli archivi comaschi, ho trovato da Taroni, che è uno degli archivi, Taroni, quello che adesso è alle porte dell'autostrada di cui è proprietario Michele Canepa, ho trovato una serie di libri campionario molto interessanti, che nemmeno il signor Canepa sapeva esattamente perché avessero loro. Facendo ricerca ho scoperto che la Taroni aveva acquisito, cioè diciamo era succeduta a questa Pallavicini e Co, di cui francamente a Como pochi sanno, che era una produttrice di tessuti di seta semplici, come potete vedere in questi libri campionario, ma che comunque anche in questo caso corrispondevano ai dettami della moda di quegli anni, quindi dei tartari gatti, che venivano utilizzati per la confezione di camicie, di bluse leggere, di abiti estivi, ma comunque un prodotto di buona qualità. Il problema di questi archivi è che i pezzetti, come potete vedere, sono molto piccoli, ma se uno è come me un topo d'archivio, si appassiona anche alla ricerca di pezzi piccoli, perché dietro a questi c'è poi tutta una storia. La storia della Pallavicini è presto detta, sembra una ditta con una produzione limitata, banale, ma in realtà aveva una clientela assolutamente internazionale, e questo è un altro degli elementi che a me stupisce di più. Cioè, come in fondo era un posto, una cittadina piccola, lontana dalle grandi vie di comunicazione, se si esclude il fatto che era una delle porte per la Svizzera, ma aveva clienti dappertutto. Ad esempio, Ambrogio Spada era un venditore, un converter, potremmo dire oggi, che aveva sedi anche a Buenos Aires, e quindi le sete comasche andavano già in Sud America. Oppure ci sono ordini per sete comasche, sempre nell'archivio di Pallavicini, per questo Angel Spiro di Londra. Anche qui è difficile immaginare che i londinesi fossero a conoscenza di ditte comasche che producevano tessuti che valeva la pena di acquistare. E poi ancora un altro ordine londinese. Allora, vedete come comunque si tratti, nel caso della Pallavicini, di tessuti semplici, di ottima qualità, ma comunque sete unite, ma prodotte comunque in un'enorme varietà di colori. E questo dà l'idea anche di un altro dei settori portanti dell'industria serica comasca, è quello delle tintorie. E le tintorie comasche assolutamente producevano materiale di primo ordine. Poi, vabbè, questa è una curiosità che è saltata fuori nel momento in cui ho fatto una ricerca più approfondita su che cosa è stato prodotto a Como in occasione della prima guerra mondiale, e sono saltate fuori queste sete di cui sto ancora studiando a che cosa servissero, che presentano delle cimose particolarmente belle. Allora, voi sapete che le cimose nella confezione sono la prima cosa che poi viene tagliata via, no? Allora, qual è, può essere la ragione per produrre dei tessuti semplici, neri, con delle cimose così complicate? Ce ne sono alcune con le cimose ombre, delle altre con le cimose che richiamano le bandiere dei paesi che erano in guerra nel periodo della prima guerra mondiale, quindi la bandiera italiana, la bandiera francese e la bandiera belga. Poi, vabbè, proseguendo nella ricerca, ho scoperto che c'è tutta una serie di tailleur che hanno un piglio da donna, che hanno un piglio un po' militaresco, che hanno queste bordure attorno alle maniche, attorno allo scollo, patriottiche, e quindi la ragione di una cimosa così ricercata potrebbe anche essere quella, cioè l'idea di guarnire in maniera semplice e anche poco costosa un abito femminile, in un periodo in cui chiaramente si tendeva a risparmiare il più possibile anche su queste piccole cose. Un altro dei settori, quindi l'abbigliamento femminile e il foderame erano una delle basi dell'industria serica comasca agli albori del Novecento.
Ma un altro dei settori importanti, ed è rimasto un settore importante finché gli uomini portavano la cravatta, adesso vedo che anche nei presenti di oggi cravatte non se ne vedono, e quindi la cravatteria è decisamente uno di quegli articoli che in questo momento non gode di grande favore. Ma una delle fortune dei setaioli comaschi è legato sicuramente alla creazione di cravatte. La cravatteria comasca ha origini lontane, anche in questo caso. La Fermo Fossati ha cominciato a lavorare nel 1871 e ha prodotto tessuti per cravatteria, come potete vedere dalla messa in carta e dai campioncini di questa pagina, di tutto rispetto. Quindi assolutamente in grado di venire incontro alle esigenze non solo di un mercato italiano, ma decisamente di un mercato europeo. Anche gli archivi di Fermo Fossati sono molto completi e molto ben documentati. Chi avesse voglia di studiarli davvero potrebbe risalire anche a qual è stata la loro clientela, a che tipo di mercato erano destinati i loro prodotti, ma sicuramente erano nella parte alta della gamma. Quello che ho notato facendo appunto questa ricerca relativa alla Prima Guerra Mondiale è che la produzione negli anni della Prima Guerra Mondiale è diminuita di quantità, ha perso circa il 60% rispetto al pre-guerra e è diminuita anche diminuita di quantità ed è diminuita di qualità. Le sedie erano meno battute, meno lucenti, c'erano meno colori e quindi indubbiamente c'era stato un crollo del mercato. Una delle ragioni di questo crollo del mercato è sicuramente legato al fatto che 2/3 della popolazione europea è finita al fronte e di questi una gran parte non è mai tornata a casa. E quindi questo ha prodotto, perché poi a volte le conseguenze di queste guerre sono imprevedibili, ha prodotto come conseguenza il fatto che la cravatteria sia stato un settore che poi ha avuto qualche difficoltà. Un'altra ditta comasca di cui probabilmente avete sentito parlare da Francina Chiara, che è venuta a parlare a voi prima di me, è la Guido Ravasi. Allora, Guido Ravasi è stato uno dei grandi produttori comaschi e anche in questo caso gli archivi della Ravasi sono per la maggior parte conservati nella fondazione dove io lavoro. Per una ragione che è molto comune per quanto riguarda gli archivi comaschi. Quando una ditta chiude per mancanza di eredi o per fallimento della ditta, altre ditte comprano il brand, come suol dirsi, ma anche gli archivi. Il signor Ratti, quando negli anni 70 la Ravasi ha chiuso, ha comprato la Ravasi come ditta, trasformandola nella divisione di cravatteria della Ratti S.p.A. e nel contempo ha acquisito gli archivi. E per questa ragione in fondazione noi abbiamo tutti questi archivi che sono molto vari. Questa parte, ad esempio, rappresenta la cravatteria. La cravatteria di Guido Ravasi è abbastanza sorprendente. Abbiamo, credo, una 60ina di libri di cravatte con dei campioni piccoli che anno per anno danno l'idea di quella che è stata la sua produzione. Quindi qui in questo caso abbiamo all'inizio degli anni 20 dei disegni operati per cravatteria, molto piccoli, con un gusto anche abbastanza giapponese, che rappresentano la cravatteria, anche in questo caso d'élite, prodotta a Como in quegli anni. E qua ci avviciniamo con Guido Ravasi, ci avviciniamo a una produzione che comincia davvero a competere con la produzione francese. I francesi, diciamocela onestamente, se la tirano tanto, continuano a dire che sono loro i migliori produttori di seta del mondo, ma in realtà a partire dagli anni 20 a Como la produzione era assolutamente in grado di competere con la corrispondente produzione francese di quegli anni. Ancora sul tema della cravatteria, questo tessuto per cravatteria di Guido Ravasi, che si chiama Pompei, a me spiace perché i nostri tessuti sono protetti dalla sovrintendenza, la nostra collezione è vincolata e quindi questo mi ha impedito di portarvi a vedere alcuni pezzi di bravura prodotti da Ravasi. Se verrete a trovarci in fondazione, in compenso ve li tireremo fuori dagli archivi e avrete modo di esaminarli da vicino. Questa seta Pompei, che richiama moltissimo, se vogliamo, i disegni che poi ha fatto Rissoni in tempi recenti, sembra una seta banale, con delle rigature un po' storte.
in realtà ha una serie di armature complicatissime che danno tutti questi effetti di rigatura, tu li hai visti probabilmente quando sei venuto da noi, sono armature veramente complicate che quindi danno l'idea di quale fosse tecnicamente la bravura dei disegnatori e dei messincartisti in quegli anni e quale fosse anche l'originalità degli accostamenti di colore che venivano prodotti. Se voi pensate che di questo disegno sono state prodotte più di 20 varianti colore, significa che probabilmente ne sono state predisposte il doppio, non saprei, voi che siete dei disegnatori forse lo sapete, e poi di queste ne sono state scelte 20 per la produzione, che è una quantità enorme anche da un punto di vista dello sforzo industriale. E che posizionano le cravatte di Guido Ravasi su un mercato molto alto, destinato a una clientela in Italia. Lui era assolutamente conscio del valore della sua produzione, e qui cominciamo a entrare anche in un altro discorso, cioè quanto uno è bravo o meno a farsi valere sul mercato. Conscio della sua capacità, Guido Ravasi firma in cimosa le sue cravatte. Se voi vedete scritto Guido Ravasi, quella che si chiama cimosa parlata, credo, da un punto di vista commerciale, e le sue cravatte andavano in giro per il mondo. Qui abbiamo un ritratto di Tamara dell'Empisca di Pierre de Montaud, che Tamara dell'Empisca frequentava Como perché frequentava tutto un giro d'annunziano, per così dire, legato alla bottega d'arte di Guido Ravasi. E con ogni probabilità la cravatta che indossa Pierre de Montaud è esattamente stata realizzata con una delle sedie prodotte da Guido Ravasi. Ma un altro caso di cravatteria di Guido Ravasi che ha viaggiato per il mondo è questa cravatta con un disegno di farfalle. Anche di questo disegno sono state prodotte un'enorme quantità di varianti colore, che è stata acquistata da Carl Van Vechten, che era un pittore, fotografo, scrittore americano che frequentava spesso l'Italia e che aveva una straordinaria collezione di cravatte, più di 1000 pezzi, che ha donato al Metropolitan Museum di New York. Quando sono andata al Metropolitan per fare ricerca, quando abbiamo fatto la mostra su Ravasi, loro non sapevano assolutamente di chi fosse questa, cioè mi hanno detto: ma noi abbiamo qua delle cravatte, provi a vedere, e questa era una delle cravatte con la cimosa parlata, quindi da quello si riconosceva che era una cravatta di Ravasi. Questo per dire quanto, poi la cosa curiosa è che in Italia io non ho mai trovato una cravatta di Guido Ravasi, quindi evidentemente avevo un mercato più estero che italiano, o forse giacciono ancora nei cassetti di collezionisti privati che non li hanno donati a musei. Spero sempre che ne salti fuori qualcuno. Comunque, la produzione di cravatteria di Ravasi era assolutamente straordinaria. Difficile anche da immaginare relativamente a quello che è la cravatta maschile oggi. Se si escludono certi disegni stampati un po' particolari che circolano, la cravatta operata soprattutto è relegata a un disegno molto semplice, magari con dei colori quasi sempre in bianco e blu, bianco e rosso, bianco e bordo, eccetera. Anche in questo caso le cravatte di Guido Ravasi erano originalissime, con degli accostamenti di colori anche molto azzardati, molto moderni se vogliamo, ragioniamo sul fatto che siamo nel 1925, ma che lui eseguiva personalmente questi disegni, ma molto spesso affidandosi a suggestioni che gli venivano da dipinti, da acquerelli, da cose che vedeva in giro, e da una collaborazione abbastanza stretta con Mario Cito Filomarino, con cui lui era in contatto, e a noi è piaciuto pensare che uno di questi fantastici costumi disegnati da Cito Filomarino potessero essere all'origine di alcuni dei disegni per cravatteria di Guido Ravasi. Ovviamente la cravatteria rappresentava il lato business di un'industria che non va mai dimenticato, cioè produrre tessuti molto belli ma che hanno un mercato limitato, lo vedremo poi nell'incontro che avremo la settimana prossima, a volte può provocare delle situazioni economicamente disastrose. Quindi un imprenditore deve sempre mediare fra quello che gli piacerebbe tanto fare, ma che poi magari non ha mercato, e invece quello che fa perché gli permette di guadagnare del denaro
e poi magari può investire nel togliersi la soddisfazione di fare qualche cosa di particolarmente originale. Le cose particolarmente originali di Guido Ragazzi sono stati i suoi tessuti d'arte, che sono la cosa per cui lui viene ricordato. I tessuti d'arte erano delle stoffe che lui presentava alle esposizioni universali, quelle di Monza, quelle di Milano, quelle di Parigi, che avevano a volte un utilizzo di tipo immediato commerciale, la prateria, l'abbigliamento femminile, l'arredo, ma che comunque restavano dei pezzi di bravura. E in questi pezzi di bravura viene fuori un po' la sua anima di Liberty in ritardo, nel senso che il Liberty, e lo vedete dai due pezzi che vi ho messo a confronto in queste slide, è prima di quanto non siano i lavori di Guido Ravasi. Lui si ispira a questo Liberty che gli piace, che rientra nelle sue corde, e crea questi tessuti ancora una volta di una complicazione tecnica eccezionale, ricchissimi di intrecci, di trame broccate, di trame lanciate, che danno poi questo effetto decorativo assolutamente bellissimo. Che cosa servivano questi tessuti? Nella maggior parte dei casi servivano a creare tendaggi o cuscini. Erano troppo impegnativi per essere utilizzati per un abbigliamento normale. Siamo negli anni 20, la moda degli anni 20 prevede tessuti scivolati, leggeri, crepe usati in sbieco, e quindi la sua produzione resta un po' una produzione di nicchia destinata a un mercato un po' particolare. Qui è un altro esempio di disegno di Guido Ravasi, e che vi fa vedere ancora quale fosse il suo legame con le opere d'arte di quel periodo. Il disegno di Persicalli, voi mi direte, ma cosa c'entra il disegno di Persicalli? In realtà è questa specie di coda di pesce che vedete sotto il motivo principale. Si tratta di una seta scinedordito con il motivo di coda di pesce, a cui poi si sovrappone in tessitura un motivo molto più importante di trame lanciate e broccate. In questo caso abbiamo poi trovato delle foto che sono conservate tra l'altro negli album di Ravasi al Museo Didattico della Seta, quindi c'è questo legame anche con dei materiali del Museo Didattico della Seta, in cui questo tessuto è stato utilizzato per una giacca femminile. Ma anche qua erano tessuti molto pesanti, abbastanza rigidi, un po' impegnativi. Un altro tessuto di Guido Ravasi, che ha una decisa ispirazione orientale e ancora una volta di tardo Liberty, è questo ispirato che ha una incisione di Kuniyoshi, La psiche dei pesci. Chiaramente il polipo che vedete qua è lo stesso che Guido Ravasi utilizza, per questa seta, ancora una volta con la cimosa parlata. In realtà questa non è una cimosa, perché sono tessuti decorativi che una volta si usavano come strisce da mettere sui tavoli, come decorazione sui mobili, un gusto un po', diciamo, gozzaniano, di riempire la casa di oggetti preziosi e anche decisamente vistosi. In questo caso avremmo, volendo, c'è un altro legame ancora, che è quello con le oreficerie di Ravasco. Ravasco era un orafo milanese con cui collaborò Guido Ravasi, e che aveva prodotto una serie di oggetti decorativi di centrotavola con questo tema, probabilmente preso da Kuniyoshi anche in questo caso, il tema del polipo. Ma una parte del business di Guido Ravasi era quello legato al tessuto d'abbigliamento. Non molto, credo. Purtroppo noi abbiamo perso, in tutti questi traslochi di libri campionario, è stata persa completamente la parte che chi compra gli archivi ritiene meno interessante, cioè la parte cartacea. Tutta la documentazione da cui si capisce quando è stato prodotto, per chi è stato prodotto, in che quantità è stato prodotto. Questa parte non l'abbiamo mai ritrovata. E quindi non sappiamo quanto incidesse sulla produzione di Ravasi la parte più strettamente commerciale rispetto a quella più d'arte.
Allora, qui però abbiamo ritrovato un figurino tratto da una rivista di moda del 26, in cui appare chiarissimo che il tessuto di Ravasi, che è malachite, che è un crepe leggero da mie di base e poi stampato con questi grandi motivi verde acqua che chiamano quelli di giri della malachite, è stato impiegato dalla Sartoria Fumac Medaglia per un abito che chi di voi si occupa di moda sa, in quegli anni era quello che stava facendo Coco Chanel a Parigi, cioè il vestito di seta leggera sotto con il cappotto, in questo caso ovviamente un cappotto anche di pelliccia, che aveva come fodera lo stesso tessuto del vestito. In questo caso il tessuto utilizzato è appunto malachite di Guido Ravasi. Le occasioni speciali, poi, Ravasi, che come vi dicevo era molto bravo anche a far valere il suo nome, fu quello che creò una serie di tessuti che furono impiegati per creare il corredo di nozze di Maria José del Belgio, che quando andò sposa nel 1930 a Umberto di Savoia. Il tessuto del manto del Papa, scusate, il tessuto del manto di Maria José di Savoia era un leggero la fodera del manto era un leggero raso con come delle specie di fiammature dorate. Nel caso del manto papale c'è un intero capitolo del libro dell'autobiografia di Guido Ravasi sotto il faggio rosso di Cardina che riporta tutto quello che è stato il lavorio mentale che stava dietro alla creazione di questo tessuto. Partito probabilmente ispirato da un dipinto di Previati, La danza delle ore, con queste figure femminili che fluttuano nell'aria e che diventano nel manto papale degli angeli che reggono il simbolo di Cristo, IHS, circondato da piccoli ramoscelli. E questo è il risultato di questo lavoro, un manto che noi abbiamo esposto in occasione della mostra di Ravasi, attualmente conservato nella Sacrestia Vaticana, a cui Ravasco aveva creato un fermaglio che stava in questa posizione e è andato perduto, tutto di perle, oro, smalti, diamanti, un lavoro di oreficeria strepitoso di cui rimangono solo le foto. Ma chiaramente Ravasi con questo oggetto venne citato da tutte le riviste del periodo dell'epoca perché il manto servì per l'apertura dell'anno santo del 25 e quindi divenne un oggetto assolutamente molto conosciuto e con lui divenne molto conosciuto chi l'aveva prodotto. Quindi siamo nel 1925 e Ravasi è una delle figure di spicco della setteria comasca di quegli anni. Un'altra occasione in cui Ravasi esplicita la sua bravura è il matrimonio della figlia. In occasione del matrimonio della figlia crea un altro tessuto di cui in fondazione abbiamo la variante in blu, in cui vengono raffigurati questi gigli, simbolo di purezza femminile, che vengono ripresi su questo sacchettino porta confetti che lui creò per la bomboniera nelle nozze della figlia. Il sacchettino è ancora una volta conservato al Museo Didattico della Seta. Quello che noi avevamo era una fotografia delle nozze della figlia Irma, ma non sapevamo quale fosse il tessuto con cui era stato fatto il vestito. Però siccome a noi piace questo lavoro, io dico noi perché lavoro sempre con Francina Chiara e quindi è una specie di continuo rimando fra me e lei quando facciamo delle scoperte. Allora, noi avevamo visto, trovato questa foto, onestamente non mi ricordo se questa foto ce l'aveva data la signora Portamusa, quella che è morta centenaria, perché lei era stata una delle damigelle d'onore a questo matrimonio, oppure se ci viene dal Museo Didattico della Seta. Comunque abbiamo una fotina piccolissima e ci chiedevamo, era evidente che il padre era l'autore del tessuto del vestito di nozze della figlia, ma ci sarebbe piaciuto sapere di quale tessuto si trattava. Allora abbiamo dato la foto a Fabio Cani, che probabilmente voi tutti conoscete, che è l'editore qua di Nodo Libri.
E lui l'ha ingrandita enormemente e ci ha telefonato dicendo: ma secondo me ci sono dei geni. E noi dall'altra parte del telefono abbiamo cacciato un urlo disumano perché abbiamo capito subito di quale tessuto si trattava. In effetti, questo che noi abbiamo nella variante blu era il tessuto che Guido Ravasi aveva creato per la veste nuziale della figlia. Detto fra noi, non è un tessuto particolarmente bello, è molto rigido come disegno perché ha questa rigatura verticale molto avvertibile data dai gambi dei cigni e poi questi motivi che anche loro sono un po' fissi se vogliamo, però rientrano nel gusto di Ravasi di quegli anni. Questa che avete visto finora è la produzione d'élite per una minima quantità di tessuti prodotti. In realtà a Como esistono delle... Guido Ravasi quindi resta una specie di produzione di nicchia destinata a un mercato piccolo. Però Como deve la sua fortuna anche al fatto di aver fornito sete in grandissima quantità all'alta moda italiana e francese sia prima della Seconda Guerra Mondiale che dopo la Seconda Guerra Mondiale. Uno degli archivi, come vi dicevo, che ho studiato meglio e più a fondo è quello di Taroni, per cui in questa parte io farò molto spesso riferimento alla Taroni, anche per una serie di ragioni, che l'archivio Taroni, che ultimamente è stato anche digitalizzato e riordinato in maniera molto completa, per fortuna, per moltissimi anni, dalla sua origine fino al 2000, credo, la Taroni ha avuto sede in un edificio Liberty non lontano da qua. Nelle soffitte erano stati man mano stoccati tutti gli album che non servivano più. Quindi non solo gli album campionario, non solo i campioni di tessuto, ma anche tutta una serie di libri da cui si evinceva la composizione dei tessuti, dove erano stati fatti, in che metratura, che costo avevano, qual era il titolo del filato, cose noiosissime se vogliamo, ma che consentono oggi di ricostruire per molte serie esattamente la composizione dei tessuti e tutta una serie di informazioni molto interessanti. Per esempio, un raso come questo, se no bisognerebbe ricorrere alla scampionatura probabilmente per riuscire a capire come erano fatti. Un raso come questo, che è uno dei tessuti più venduti negli anni 30, le informazioni contenute negli album di Taroni ci consentono di dire che era viscosa e viscosa bouclé. Quindi c'è tutta una serie di informazioni che danno anche il peso al metro del tessuto. Quindi possiamo sapere se era un vaso pesante, se era un vaso leggero, eccetera. E quindi tutta una serie di informazioni molto preziose, anche per chi produce tessuti al giorno d'oggi. A che cosa servivano questi rasi neri, di cui ce n'è un'enorme quantità e un'enorme varietà in questo archivio? Servivano fondamentalmente a creare abiti come questo, che grazie a Madeleine Dionnet, che aveva messo in voga il taglio sbieco negli anni 30, accompagnavano la figura femminile per cui era necessario anche un tessuto che avesse una caduta particolare, che fosse molto morbido e che fosse molto elastico. E il raso bouclé aveva queste caratteristiche. Un altro dei tessuti tipici della produzione di Taroni di quegli anni è lo scozzese. Allora, nelle riviste di moda di quegli anni si trovano numerose indicazioni di abiti scozzesi, anche questi tagliati in sbieco, per cui venivano utilizzati dei taffà e anche di questi ce ne sono conservati una grande quantità di campioni in una grandissima varietà di colori. Quindi lo scozzese, quindi taffà tinto in filo e montato poi successivamente a telaio per creare un disegno rigato e barrato, era uno degli articoli più venduti dalla Taroni. Un altro dei settori su cui però Taroni non era specialista, vedremo poi chi produceva stampati in quegli anni, e sono gli stampati. La moda degli anni 30, come vi ho
ho già detto, probabilmente avrete visto anche forse qualcosa che abbiamo fatto vedere Enrica Morini nelle edizioni passate, insisteva molto su questi abiti semplici con un taglio essenziale che davano un grande risalto al tipo di tessuto che veniva impiegato. Lo stampato si prestava a meraviglia perché si trattava di materiali leggeri, quasi sempre sono crepe de chine o chiffon stampati in applicazione, e i motivi sono i più vari. La cosa che colpisce di questi disegni, mi spiace che non ho messo sotto la scala delle misure, è che questi stampati sono in un formato, nei libri campionari sono in un formato tipo foglio A2, quindi si tratta di motivi enormi, non sono piccoli come uno potrebbe pensare, e quindi erano destinati molto probabilmente a un mercato anche in questo caso elitario, e qui apro una piccola parentesi. Normalmente i tessuti stampati per abbigliamento femminile per un mercato medio hanno dei motivi più piccoli perché sono meno costosi, subiscono meno l'influenza della moda, possono essere venduti per un periodo più lungo. Stampati come questi, che sono particolarmente originali, hanno chiaramente un mercato più ristretto di chi può permettersi il lusso tutti gli anni di cambiare, che voi capite bene che anche negli anni 30 un vestito come questo uno se lo metteva una stagione, ma la stagione successiva si sarebbe configurato a questo è il vestito dell'anno scorso. Mentre invece il famoso vestito Guarini uno lo può riciclare cambiandogli magari, non lo so, la decorazione, il colletto, la cintura, per un po' di anni lo riesce a utilizzare lo stesso. Ecco, tutti questi sono stati fatti nel 27, il che ha fatto pensare che probabilmente le celebrazioni voltiane del 1927, in cui Como divenne un centro di visitatori molto importante, possa essere stato all'origine di questo tipo di stampati così vistosi e così insoliti per il mercato comasco di quegli anni. Ma si tratta di supposizioni perché purtroppo non sono rimaste documentazioni fotografiche relative a quello che è stato esposto in occasione dell'esposizione Voltiano del 27. Ecco, quello che dicevo i pois sono, perché si dice un evergreen, cambiano la dimensione, cambiano il colore, ma comunque un tessuto a pois avrà sempre un mercato. E quindi nell'archivio della Taroni non mancano i tessuti a pois stampati ovviamente, e qua a fianco ho messo un modello di un abito di quegli anni per farvi capire qual era la moda di quel periodo. Stampati su seta pura perché appunto il fatto di avere un tessuto che può essere venduto per più stagioni di seguito consente anche di fare un investimento sul materiale su cui è questo tessuto, su cui questo disegno viene stampato, e quindi la seta pura ci sta. Ancora dall'archivio di Taroni, altri due tessuti stampati in corrosione, fondo bianco o fondo blu con un disegno in bianco, che potevano servire sia per fare abiti come quelli che avete visto nell'immagine precedente, sia per fare delle camicette, dei completi estivi, dei tailleur leggeri e quant'altro. Quindi un tessuto che aveva un largo mercato, ma non si tratta di disegni particolarmente originali o innovativi. Chi produce tanti tessuti stampati in questi anni è ad esempio Fisac, quella di cui vi dicevo, di cui noi abbiamo acquistato gli archivi. Noi abbiamo acquistato gli archivi del primo Novecento, ma tutti gli archivi degli anni 30 di tessuti stampati sono ancora conservati da Guarisco, che è succeduto nei locali della Fisac, che quindi automaticamente ne ha acquisito gli archivi. Oppure abbiamo questa Ital Frank, che poi diventa Bernasconi, che era situata vicino a Cernobbio. E qua vediamo quella che era uno dei temi di moda degli anni 30, il tessuto a fondo nero con dei disegni floreali stampati. Anche qua si tratta di tessuti molto semplici, stampati quasi sempre in corrosione, con dei disegni molto colorati, floreali, e nel caso del tessuto di Ital Frank, uno dei temi di moda di quegli anni erano il tessuto a disposizione o piazzato, cioè una bordura e poi un disegno più piccolo che riprendeva il tema della bordura e che invece copriva tutto il campo, tutto il resto del tessuto.
La ragione per cui questi tessuti erano così di moda è che si tratta di un momento anche politicamente complicato per l'Italia, in cui le sanzioni avevano impedito l'importazione di tessuti dalla Francia, anche se poi in realtà queste importazioni continuano imperterrite durante tutti gli anni, diciamo così, dell'embargo nei confronti dell'Italia. E quindi il mercato italiano cerca di supplire con queste varietà a quella che era la coeva produzione francese di tessuti stampati. Ditemi voi se volete fare una pausa, se preferite andare avanti senza fermarvi. Io pausa, non capite. Allora, è passata un'ora, facciamo la pausa. No, andiamo avanti. Io non ho problemi a sette. Fino alle 4, va bene. Un'altra, io sto cercando di esplorare tutte quelle che sono le varianti di produzione con maschera degli anni 30. Allora, accanto ai tessuti uniti, ok, gli scozzesi, va bene, gli stampati, e poi c'è tutta una serie grandissima di operati. Questi sono due esempi, in cui si gioca tantissimo sugli effetti decorativi che a telaio danno le fibre, le nuove fibre artificiali. Quindi proprietà di elasticità che vengono sfruttate in questi tessuti doppi a volte double face, e che hanno questo effetto tridimensionale. Servivano anche in questo caso a fare abiti sbiechi o dalla linea scivolata, oppure dei tailleur o dei capispalda. Un altro settore in cui, questo è l'unico che io ho trovato solamente in taroni, però non escludo che ci siano altre ditte di questo periodo che li producessero, e sono questi tessuti per abbigliamento femminile che hanno un'impronta mascolina, per così dire. Sono tutti tessuti di seta o di seta artificiale che imitano per certi versi le lane maschili, sia come armatura sia come aspetto finale. Qua ad esempio abbiamo questo armio, se voi in realtà li prendete in mano sono più leggeri dei tessuti per abbigliamento maschile, però se voi guardate il peso al metro capite quanto fossero più pesanti i tessuti rispetto a quanto non si usi oggi. Dovuto a tutta una serie di circostanze, il tipo di telaio che veniva utilizzato, il titolo del filato, ma anche il fatto che rispetto a noi le case una volta erano molto meno riscaldate e quindi c'era la necessità comunque che i tessuti sia di seta che di lana fossero più pesanti. Se voi guardate i campionari di lana maschile, io ho avuto occasione di vedere i campionari di lana della Lane Rossi a Schio. Il peso delle giacche è quello che noi oggi utilizziamo come peso per i cappotti, mentre invece il peso dei loro cappotti è quello delle coperte, diciamo sui letti praticamente, c'è cioè una differenza enorme rispetto ad oggi. Adesso noi usiamo dei tessuti molto più leggeri. Quindi questo è questo armure molto, molto simile a un cover maschile. E poi ci sono tutta una serie di divertentissimi tessuti fantasia in cui vengono mescolate fibre artificiali, filati diversi, magari anche filati con questo aspetto un po' così grezzo, che danno origine a tutta una serie di tessuti molto particolari, che vengono impiegati sul mercato italiano, ma come vedrete con forte propensione anche a essere venduti sui mercati francesi, e qua si comincia a intravedere quello che sarà poi un grosso conflitto che scoppierà subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io metto sempre a fianco delle immagini per cercare di far capire, perché una delle mie curiosità quando vado a lavorare in questi archivi è cercare di capire a che cosa mai servissero i tessuti che vedo, perché a volte ce ne sono di molto belli, ma uno dice ma per cosa saranno serviti? E quindi cerco nelle riviste, nelle fotografie di moda, di capire quale fosse l'impiego di queste stoffe. Un altro di questi tessuti, sempre provenienti dall'archivio della Taroni, è questo quadrettato
anche in questo caso prodotto sempre con filati artificiali. Quindi siamo negli anni in cui è difficile trovare la fibra di seta, il regime fascista cerca di spingere l'uso di fibre artificiali proprio perché sono prodotte in Italia, oppure di fibre anche molto particolari come la ginestra, che poi hanno uno scarsissimo mercato, e che danno dei bellissimi effetti decorativi, e questo è uno dei casi. Oppure ancora, abbiamo un altro esempio, e avete visto così anche toccato, la sensazione è quella di un gessato maschile. In realtà è un tessuto, ancora una volta, artificiale che imita i tessuti maschili di quel periodo. Quindi una gamma di tessuti molto moderni anche. Se voi pensate che negli stessi anni Ravasi produceva le sete che abbiamo visto poco fa, vi rendete conto di come a poca distanza, geograficamente parlando, due ditte potessero coprire due segmenti di mercato con delle differenze enormi. Poi un altro settore molto importante della produzione della Taroni era quello dei tessuti laminati. Tessuti laminati che nell'ambito dei tessuti da sera erano richiestissimi. Se voi guardate le riviste di quel periodo vedrete come le signore si abbigliassero molto frequentemente con queste sete molto, molto semplici, ma che tra lo sbieco, la plissettatura, il drappeggio, Madame Gré ad esempio creava questi straordinari abiti drappeggiati, avevano nella laminatura uno dei loro punti di forza. E qua abbiamo questo moiré, lamé, barré, in questo caso seta pura, ma anche lui, 132 grammi al metro, non è un tessuto tanto leggero. E erano tutti tessuti abbastanza pesanti che cadevano molto bene addosso alle signore. E poi entriamo in quelli più particolari, quelli in cui davvero ci voleva una certa qual fantasia nel tessitore, sono tutti tessuti finti in filo questi, per creare delle nuove varianti. Quindi abbiamo dei tessuti come questo che hanno una forte impronta tridimensionale, la foto è piatta, però in realtà queste crestine sono assolutamente tridimensionali. Oppure questi, che anche in questo caso hanno una componente invece di elasticità molto forte, quindi sono dei tessuti che si prestano ancora una volta a questo discorso dello sbieco e del tessuto che avvolge la figura femminile. Credo che con Francina abbiate visto quello che erano i tessuti dell'Ottocento per capire quale enorme differenza ci sia a un certo punto. Quando cambia la moda femminile e si passa da un modo di vestire con un busto sottolineato dalle stecche, la vita segnata, le gonne molto ampie, che richiedono dei tessuti che molto sostenuti, che non accompagnano le forme femminili ma che le modellano in certo qual modo, la moda degli anni 30 è l'esatto opposto, richiede dei tessuti estremamente elastici, duttili, che seguono la figura femminile. E ancora, sempre proveniente dall'archivio Taroni, questo fasson de lamé, anche qua di seta pura, con queste specie di sottili canne palustri, ramenti di felce, che attraversano il tessuto. E qua comincio a inserire qualche cosa per farvi vedere che cosa a confronto veniva prodotto in Francia negli stessi anni. Allora, questa è la produzione di Taroni e questo è Boisson et Fesquier, che è uno degli archivi che abbiamo in fondazione. Vedete che la differenza non è poi così grande. Si tratta di colori simili, modo di interpretare il disegno abbastanza simile e quindi la differenza, il gap che esisteva fra le manifatture francesi e quelle comasche, direi che se non azzerato è comunque molto ridotto. Ancora un altro lamé,
prodotto tra l'altro in due colori diversi, e mi spiegavano come tecnicamente non sia così semplice produrre dei lamè colorati inserendo laminette di vario colore nel tessuto, e un modello a fianco di Vionnet che mi dà l'idea di che cosa fosse l'utilizzo di stoffe come questa. Quindi un mercato sicuramente internazionale e comunque legato all'alta moda. Queste non sono tessuti che una qualunque sartina poteva confezionare, sono anche tessuti molto nervosi, difficili da utilizzare, e quindi richiedevano sicuramente una grande capacità sartoriale. E poi entriamo nell'ambito dei double fast, che sono una parte di produzione molto interessante e molto particolare. Anche qua, a che cosa servivano questi tessuti di double fast? Perché molto spesso gli abiti di quegli anni avevano una serie di pannelli che erano tagliati lungo i fianchi, che quindi si muovevano con il movimento del corpo femminile, e l'idea del tessuto a doppia faccia che era bello sia sul diritto che sul rovescio, che comunque aveva un aspetto gradevole sia da l'una che dall'altra parte, poteva dare luogo a soluzioni da un punto di vista della moda molto interessanti. E qua ce n'erano tanti, io ne ho scelti due per farvi capire anche quale variante di colore, quante varianti di colore ci fossero nella moda di quegli anni. Quello arancio sulla destra è il cosiddetto arancio tango, che è uno dei colori più di moda negli anni 30 e che veniva abbinato all'idea del Charleston, della danza, degli abiti da sera particolarmente brillanti e divertenti. Ci sono delle tonalità, ad esempio, di velluti arancio, c'è un vestito conservato al Metropolitan bellissimo con questa gonna danzante di un arancio tango come questo. E qua arriviamo al punto che mi ha più incuriosito quando appunto negli anni 90 ho studiato questo archivio, e cioè il fatto che uno dice, vabbè, ma di Takomanska serve l'alta moda italiana, serve le sarte francesi probabilmente, ma non ci sono prove reali di questo coinvolgimento. In realtà c'è tutto un faldone di corrispondenza che fortunatamente è sopravvissuto, che spiega in che modo una ditta come la Taroni poteva, io parlo della Taroni, insisto, non perché si è affezionata in maniera particolare, ma perché è uno degli archivi che ci ha più dato soddisfazioni nella ricerca, così come è stato l'archivio Costa, di cui vi parlerò poi per gli anni 50, perché quando tutti i documenti sono conservati, fare ricerca è più facile. Si rischia di fare meno supposizioni campate per aria, ma ci si basa sui fatti che si incontrano. Allora, qua è evidente da questa lettera, che non so se riuscirete a leggere là in cima. Allora, vi traduco. Nella vostra lettera del 13 agosto noi vediamo che voi avete venduto tre pezzi della nostra qualità 13H 1474 a Villa e C di Milano, a lire 29 al metro. Questo prezzo è veramente troppo basso, soprattutto dal momento che voi vi indirizzate a una sartoria e per principio questa è una clientela che voi non dovete visitare. Allora, io quando ho incontrato questa lettera ho detto, ma cosa vuol dire? Questa lettera era di Coudurier Fructus de Cher, che è un produttore francese di tessuti di altissima qualità. Allora, questo significava una cosa, che fra la Francia e l'Italia, in particolare Como, c'era uno stretto rapporto di collaborazione e non due mercati che si ignoravano l'uno con l'altro. Quali potevano essere i rapporti di collaborazione fra le due aziende? Da questa lettera si evince che in qualche maniera la Taroni era distributrice dei tessuti prodotti da Couturier Fructus de Cher sul mercato italiano, e che dovevano obbedire a certe regole di mercato che venivano imposte
dal produttore francese. Questa era la prima ipotesi che a me veniva in mente a leggere il tono di questa lettera. Se poi uno va a vedere quello che questo qui è un crepe double face, da una, bellissimo, da una parte nero sembra una lana maschile, in realtà non lo è, e dall'altra parte c'è questo crepe scorza d'albero bianco. E questo è il modello di villa che io ho trovato su una rivista e mi è piaciuto immaginare che fosse quello prodotto con questa stoffa. Allora, villa era una sartoria milanese di grande livello e evidentemente utilizzava i tessuti di Coudoyeco Tous de Cher barra Faroni. D'altra parte, andando sempre a esaminare le riviste di moda di quegli anni, allora questa è una pubblicità apparsa sull'Officiel in cui, bianco e nero, in cui vengono messi a fianco due tessuti prodotti da Colpombé, che è un'altra delle aziende e tagli con cui lavorava la Maroni. Dall'altra io ho messo, una foto mia, ho messo a confronto due tessuti prodotti da Colcombe, prodotti dalla Taroni in quegli stessi anni, con i nomi che appaiono sulle fiche di produzione. Quindi uno si chiamava Fraclet, quello in alto, e Newark, quello in basso. Il Newark, che è questo tessuto che vedete in alto, era prodotto su licenza di Colcombe e dice il patron 13H eccetera eccetera è fatturato da noi alla nostra sede di Parigi a 52,25 suppongo franchi. Era rivenduto per l'esportazione a 66, 70 o 75 franchi o in certi casi a 68 franchi, che ci dice già che il prezzo non era univoco ma dipendeva dal destinatario. Per la haute couture il prezzo praticato è 88, 95 e 105 franchi, il che significa che esisteva un prezzo per un certo tipo di mercato e un prezzo destinato alla haute couture. Può essere che si trattasse semplicemente di un maggior ricavo ottenuto nei confronti dello couture, ma può anche essere che per lo couture queste ditte producessero colori o modifiche nell'armatura custom made che facevano lievitare il prezzo. Questo ad esempio l'abbiamo visto chiaramente per Costa negli anni 50 succedeva questo, a certe richieste particolari di clienti come Dior che voleva quella determinata sfumatura di verde, è chiaro che il prezzo applicato era diverso rispetto al prezzo applicato normalmente. Allora, continuo a far muovere. Newark era un tessuto prodotto sul centro di Concobé che ha questo aspetto corrugato come di corteccia d'albero. E Schiaparelli, in quello stesso anno, impiega per questo modello, che è conservato al Metropolitan Museum di New York, un tessuto molto simile. Onestamente, non avendo mai esaminato il vestito del Metropolitan, non so dire se il tessuto è lo stesso, ma di certo è molto simile come aspetto a quello prodotto dalla Taroni. E ancora un craquelé rodia, nervosa e crepe viscosa che assomiglia molto a un crepe rayon utilizzato da Schiaparelli con questo aspetto di scorza d'albero. Quindi Schiaparelli è vero che aveva origini italiane ma lavorava sul mercato parigino. È certo comunque che a Como in quegli anni si producevano tessuti in filo particolarmente originali e in grado di essere presenti sul mercato internazionale. Quindi siate orgogliosi. Allora, altre cose che ho trovato sempre in questo archivio, assolutamente inaspettate. Ad esempio, un tessuto misto cotone, cellophane e lana crepe. Pesantissimo, perché 336 grammi al metro quadro, al metro è un tessuto molto pesante, e ha questo aspetto un po' vetroso, per così dire. Prodotto solo credo in marrone e nero, due varianti colore, ma anche qua uno dice che è stato un esperimento. In realtà, se uno va a guardare con cura nelle riviste, scopre che tessuti strani come questi
negli anni 30 sono stati impiegati sia in Francia che in Italia e quindi avevano un mercato, sicuramente un mercato di nicchia, perché tessuti come questi venivano prodotti in quantità limitatissime, ma comunque avevano un mercato. E questo è un altro caso di collaborazione fra la Taroni e Colcombé, ditta francese. Producevano su licenza di Colcombé un tessuto misto cotone e cellophane chiamato la burrasca, che è simile come aspetto e anche come mano a quello che avete visto in precedenza. Sono tessuti un po' rigidi, un po' particolari, destinati chiaramente a un mercato limitato, di cui su questo documento che è conservato ancora da Taroni ci sono tutte le specifiche tecniche. Allora abbiamo capito una cosa chiaramente, che Italia e Francia sono sempre più vicine e che tutto sommato ad alto livello servono lo stesso mercato. E poi ancora, sempre nell'ambito dei tessuti per così dire strani, abbiamo un cloquet satin rayon in cui c'è della gomma sul retro e questo aspetto corrugato sulla superficie esterna. Anche qua si tratta di tessuti quasi sperimentali, per così dire, che avevano un mercato ristretto, ma che erano destinati chiaramente ai creatori più di moda in quel momento. Non escludo che tessuti come questi avessero tra i loro clienti, per esempio Schiaparelli, che era sicuramente una di quelle che aveva più attenzione a queste particolarità della stoffa. Per venire invece a dei tessuti che hanno un'enorme diffusione nel mercato comasco e nella produzione comasca, ci sono i doppi alternati. Allora, i doppi alternati, voi che vi occupate di tessitura, sapete che sono dei tessuti doppi, letteralmente, c'è una specie di camera d'aria tra uno strato e l'altro, che se voi guardate a rovescio, laddove vedrete il rombo marrone a rovescio avrete quello beige e viceversa. Come siano fatti lo lascio spiegare eventualmente a Paolo Fontana, non mi metto con voi a disquisire di questioni tecniche da cui uscirai morta, ma sono sicuramente una realtà produttiva comasca frequentissima. Mantero li produce Fisac, li produce la Taroni, direi che quasi tutte le industrie comasche di cui ho avuto il piacere e la fortuna di poter vedere gli archivi li produceva Fraghenti, cioè hanno nei loro campionari hanno tessuti di questo tipo. Vuol dire che avevano un grande mercato, che piacevano molto, probabilmente si prestavano anche per la loro particolarità a una serie di soluzioni decorative che potevano essere affrontate anche da sarte che non fossero di primissimo livello e quindi piacevano molto. Aggiungete che grazie all'impiego delle fibre artificiali, tutte queste, ecco, una cosa che io non sapevo e che mi ha colpito tantissimo, è che guardando questi libri campionari di Taroni, per voi sarà una banalità, io sono rimasta colpita dalla cosa, il tessuto esce dal telaio monocolore, quindi tutto beige, e sui libri di campionari c'è la striscina tutta beige. Poi viene tinto. La tintura viene presa, viene come dire assorbita solo da una parte delle fibre, no? E quindi con la tintura si ottiene questo effetto di bicolore. Quindi un modo per risparmiare ancora una volta in sede di realizzazione di un tessuto e si produceva il greggio e poi si tingeva in una fase successiva, un po' come Benetton che fa i golfini di un beige e poi dopo li dipinge a seconda del colore della stagione. E questo era un risparmio, un modo intelligente per offrire un prodotto di moda a un costo un pochino più contenuto. E poi qui arriviamo anche a delle cose divertenti che per me sono un po' come dire le scoperte che si fa nel mio lavoro.
ovvero che alcuni tessuti sono presenti sia in archivi italiani sia in archivi francesi. Quello che vedete in alto con le faccine è prodotto da Taroni nel 1937. Quell'altro è una produzione lionese del sempre del 37. Allora, qui si apre tutto un grande dibattito. Su Taroni abbiamo la certezza che l'hanno prodotto loro, perché dai loro libri di Contremarc risulta che è stato fatto nel tale stabilimento, in tale anno, in tale giorno, che pesa, quella quantità di grammi, eccetera, eccetera, che i materiali con cui sono stati fatti quelli. I libri della Chavan, che abbiamo in fondazione, invece, rappresentano un acquisto di Antonio Ratti quando ha comprato la Chavan, ha comprato anche tutti i libri campionari. Purtroppo ha comprato tutti i libri campionari perché erano quello che interessava a lui, cioè comprare dei libri con dei bei tessuti che potessero servire di ispirazione alla sua azienda. Ma ha lasciato a Lione, almeno questo supponiamo noi, ha lasciato a Lione tutta la parte cartacea di questo archivio, che è immenso, sono una quantità incredibile di libri campionari. Per cui a noi manca una parte delle informazioni. Noi non sappiamo se Chavan ha commercializzato un tessuto prodotto in Italia, oppure se nello stesso anno, per una ragione che noi non sappiamo, hanno prodotto lo stesso disegno due aziende diverse. Potrebbe essere che un disegnatore abbia venduto lo stesso disegno a due aziende diverse, ma è difficile da immaginare. Così come Claude Frère, che è una specie di, come un modello textile, è un'azienda che tutti gli anni vendeva in abbonamento dei librini su cui erano attaccati campioni di tessuto che venivano da diverse aziende. Allora, Claude Frère del 36-37 presenta questo disegno a piccole vignette, non saprei come dire, che è lo stesso che nel 37 Taroni ha prodotto. Quindi può essere che il campione di Taroni sia stato scelto da chi sceglieva i tessuti per Claude Frère come rappresentativo della moda di quell'anno, e questo è più che possibile. Mi chiedo un attimo di pausa. Perché... Facciamo qua. I modelli esemplificati, il fatto di avere i risvolti del collo, i risvolti delle maniche, davanti della giacca, che utilizza lo stesso tessuto giocato sul diritto e sul rovescio, aiutava a creare con poca spesa e con poca fatica dei modelli gradevoli. Passiamo adesso a un altro settore, diciamo così, produttivo, ed è rappresentato dal lavoro di Carla Valiali, l'ultimo tema che affronto oggi, che è stato oggetto anche in questo caso di una mostra che abbiamo fatto in fondazione nel 2007. Carla Valiali era una pittrice comasca che aveva la pittura come sua grande passione e come suo scopo di vita, ma che per potersi permettere di dipingere doveva avere anche un'attività, diciamo così, remunerativa che le consentisse di coltivare la sua passione. L'attività remunerativa era rappresentata dal disegno per tessuti. Carla Valiali, comasca, lavora sia nel periodo fra le due guerre mondiali, quindi negli anni 30, sia nel dopoguerra. Nel periodo tra le due guerre mondiali molta parte del suo lavoro è stata svolta per la ditta Lambrugo di Montano Lucino, che ancora oggi conserva gli archivi che sono rappresentati sia dai disegni del tessuto sia da alcuni piccolissimi campioni di tessuto. Ha lavorato anche per Gualdo Porro, che io non ho citato perché è notissimo a Como, è quello, un disegnatore di cravatte famosissimo che ha vinto il premio Salterio come la miglior cravatta, e che aveva fra i propri dipendenti negli anni 30 anche Carla Valiali.
quando lavorava per Guardo Porro, ha prodotto disegni per tessuto come quelli che vedete. Un'altra delle abitudini degli anni 30 è quella di inquadrare, anziché presentare il foglio rettangolare pure semplice, si produceva un foglio che aveva una specie di sopracoperta con un foro circolare da cui si poteva vedere il disegno, e questo è il risultato grafico del lavoro di Carlo Abbadiali, che si inserisce a meraviglia in quello che è stata la produzione degli anni 30. Quindi, fondi scuri in molti casi, fiori di piccole dimensioni o motivi ripetitivi che giocano un po' sulla geometria. Nell'ambito pittorico, negli stessi anni, Carlo Abbadiali faceva di queste cose. Quindi, un mondo completamente diverso, non esiste una correlazione fra quello che lei ha realizzato in pittura e quello che lei ha realizzato come disegnatrice tessile. Abbiamo discusso a lungo anche con i figli di Carlo Abbadiali su quale potesse essere la ragione di uno scollamento così forte fra il suo disegno tessile e la sua pittura. Probabilmente loro dicevano, ma poteva anche essere una specie di difesa, non so come dire, io faccio per passione una cosa e faccio per portare a casa uno stipendio un'altra cosa, e non c'è correlazione fra un mondo e l'altro mondo. Non esistono disegni per tessuto di Carlo Abbadiali se non forse qualche rarissimo pezzo, soprattutto in tarda età, che abbiano una forte correlazione fra questi due mondi, e questo secondo me è una cosa abbastanza curiosa. Che cosa ha prodotto per l'Abruzzo? Ha prodotto sete stampate, disegni per sette stampate, di cui forniva anche il figurino, come potete vedere in questo caso. Quindi anche lei, fondi neri, disegni di ampio rapporto stampati su prende sheen, e l'idea di come questo tessuto potesse venire impiegato nell'ambito della moda. E poi, anche questo è un archivio ben conservato, seppure di piccole dimensioni, abbiamo le varianti colore prodotte per ciascun disegno in modo tale da poter accontentare una diversa clientela. E anche qua è inutile che lo dica a voi che di mestiere farete o fate comunque i disegnatori tessili, vedete come lo stesso motivo giocato su diversi fondi e con diversi colori possa cambiare radicalmente. Un altro disegno sempre della Abbadiali, sempre conservato presso lo studio, presso l'archivio di Lambrugo, in cui ci sono questi rametti minuscoli giocati o su fondo chiaro o su fondo scuro, e il risultato invece realizzato sulla seta. Anche in questo caso abbiamo trovato dei piccoli campioni di seta che dà l'idea di quante diverse varianti venissero prodotte per lo stesso disegno. Tipica della moda di questi anni è l'idea di avere questi disegni molto, molto piccoli, con un conto molto geometrici, anche sia pure nell'ambito del floreale, sul fondo scuro prevalentemente, qualche rara volta anche sul fondo chiaro. E poi siamo veramente in chiusura, io non ho bilanciato tra l'intervallo e il dopo intervallo, e ancora una volta un altro tessuto disegnato da Carlo Abbadiali negli anni 30, stampato poi per Corrosione in 8 colori, quindi un disegno floreale ancora una volta naturalistico, ma fino a un certo punto, giocato un po' con l'idea della pennellata. E un'immagine dall'illustrazione italiana che dà l'idea del tipo di abito che poteva venire realizzato con tessuti come questo. Siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale, mancano pochi anni. Nell'abbigliamento femminile da pomeriggio c'era questa idea del vestito lungo importante, che trova nel tessuto stampato fondamentalmente la sua espressione migliore. È raro trovare dei vestiti in questo periodo eleganti che non siano realizzati con delle sedie stampate, e ancora una volta è a Como il mercato di riferimento per l'Italia indiscusso, ma come vi ho detto si avvicina molto anche al mercato francese. Poi abbiamo trovato anche nell'archivio della FISAC dei disegni preparatori di Carla Badiali
per la FISAC, e si tratta in un caso di sede stampate e nell'altro di un tessuto doppio alternato, come vedete nelle immagini qui a sinistra, e con il timbro della Badiali di quegli anni, mentre invece nell'archivio di Lamborghini, che abbiamo visto in precedenza, qua, ecco, in questo caso il timbro non si riesce neanche a vedere perché è realizzato, come si dice, impresso, come stampato, non so come si faccia, non mi viene la parola. Comunque, sì, con un timbro in cui viene in rilievo il nome della Badiali, ma in realtà non lo si vede. Allora, io qua ho finito, come vi ho detto, sbilanciatissimo perché vi ho fatto vedere pochissime diapositive dopo e tante prima. Allora, sono a disposizione vostra per farvi vedere anche altre cose, perché nel computer ovviamente ho una quantità immensa di immagini relative a questi anni e alla posizione Comasca. Se c'è qualche cosa di in particolare di cui volete che io vi parli, o delle domande che avete da farmi a proposito di quello che ho studiato relativamente a questo periodo, sono a vostra disposizione. C'è qualche... No, ma non sentitevi in dovere, anche... No, io non do voti e quindi potete fare domande senza timore di ritorsioni poi dalla cattedra. No. Sì, no, Carla Badiali è stato un insegnante del Sedificio. E allora insegnava insieme a Rò. Era allieva di Rò. Allieva di Rò. Allieva di Rò e poi probabilmente insegnato. Insegnante con Rò, era l'insegnante tecnico pratico di Rò. Credo che, non so se qua in Sedificio siano rimaste delle testimonianze della sua insegnamento. So che mamma con... della morta. È venuta a fare una testimonianza ai ragazzi sul suo lavoro. Chi si chiamava? Si chiama la signora? Ma come si chiama la signora? Si chiama la porta, la mamma non mi dà quel nome. Ma allora, io ricordo particolarmente bello della mostra che abbiamo organizzato in Fondazione Scala Badiali, perché ero appena arrivata nel 2007 e abbiamo detto, vabbè, è all'anniversario della nascita di Carla Badiali e quindi organizziamo una mostra su di lei. E siamo partite con un entusiasmo veramente infantile, devo dire, alla ricerca di lavori di Carla Badiali. L'archivio principale è conservato ancora oggi dalla famiglia, ma poi c'era l'archivio del figlio Rò, che aveva dei bei pezzi, di disegni di Carla Badiali, e poi l'archivio, c'erano due ex lavoranti di Carla Badiali che avevano degli archivi, perché nel nostro lavoro, soprattutto in un campo come quello di Carla Badiali, che non aveva come riferimento un'industria, come può essere l'archivio della Tarroni piuttosto che l'archivio della Mantero, si lavora veramente come in una caccia al tesoro, quindi si parte da un punto e per contatti successivi si cerca di ricostruire quello che era stato il suo percorso di vita. E devo dire che nel ricostruire il percorso di lavoro di Carla Badiali abbiamo avuto delle scoperte assolutamente inaspettate, cioè il fatto che lei, non tanto per il periodo fra le due guerre, perché quello era forse la parte più conosciuta del suo lavoro, quanto nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, lì abbiamo avuto una serie di scoperte, tra virgolette, di cui vi racconterò la prossima volta, abbastanza straordinario. E anche qua il fatto di scoprire per chi avesse lavorato, come sempre ha dei risvolti che uno dice, vabbè, sono legati alla fortuna sicuramente,
ma sono legate anche al fatto che lavorando nel settore per tantissimi anni uno arriva a un punto in cui collega ricerche che ha fatto altrimenti. Io avevo lavorato sull'archivio della Legler, dove avevo trovato dei disegni molto belli e non sapevo che fossero di Cala Valiale. Quando, lavorando invece sull'archivio di una delle persone che avevano lavorato con lei qui a Como negli anni 50, ho trovato un pezzettino di stoffa e ho detto, ma questo è una cosa che lei ha fatto per la Legler. Allora, a quel punto lì, tutto quello che avevo trovato in Legler anni prima ha avuto un significato e si è riusciti a ricollegarlo al suo lavoro. A quel punto lì abbiamo scoperto che lei aveva lavorato per Cimanci, per Balmain, eccetera, eccetera. E sono tutte cose che su subito uno non sa, nel momento in cui parte con una ricerca non sa dove andrà a finire. È un po' quello che succede sempre quando si lavora sugli archivi molto complessi. L'archivio più bello in cui abbiamo messo le mani in questo campo è stato quello di Costa, che è stato oggetto di una mostra nel 2010, e di cui vi racconterò la prossima volta perché è relativo appunto agli anni 50. Però appunto la Badiali è stata una bella esperienza, anche se purtroppo anche la famiglia ha conservato l'archivio ma senza sistematizzarlo, e quindi ci sono delle grandi cartelle piene di materiali che però vanno messe a posto. Insomma. C'è qualcuno che ha da dire qualcosa? Hai forzato una delle ragazze a fare una domanda? Allora, negli anni 30 l'Italia non poteva importare all'estero, e quindi allora, come ben sapete, io spero che siano chiusi i microfoni a questo punto e i collegamenti in streaming, perché magari vado a dire delle cose che bisognerebbe allargare. Allora, un conto è quello che il governo, lo Stato impongono. Noi dovremmo tutti pagare le tasse, poi c'è sempre qualcuno che non si sa come svincola. Non dovremmo avere le tangenti, poi le tangenti ci sono. Allora, allo stesso modo, sotto il regime fascista c'erano delle leggi che impedivano sicuramente l'importazione di materiali preziosi come la seta, che è stata la disgrazia da un lato e la fortuna dell'altro dell'industria tessile italiana, perché ha obbligato l'industria chimica italiana a lavorare sulle fibre artificiali sintetiche poi, creando dei colossi come la Rovia Toce ad esempio, che hanno fornito le fibre artificiali alla nostra industria tessile. Quindi, che poi non ci fosse anche il fatto che la moda dovesse essere italiana, che non si potessero comprare i figurini a Parigi, che non si leggessero le riviste estere. Un conto è la teoria, un conto è la pratica. La circolazione dei modelli francesi in Italia è assolutamente un dato di fatto. Così come il fatto che le signore italiane eleganti si vestissero a Parigi è altrettanto un dato di fatto. Guerre o non guerre, la moda è qualcosa che travalica gli interessi politici e che comunque riesce ad avere una sua diffusione sovranazionale. A me è incuriosito molto questo, che era una cosa a cui non avevo mai pensato, che pensavo non esistesse nemmeno l'idea che ci fossero dei rapporti di collaborazione così stretti fra Italia e Francia negli anni 30, in un periodo comunque contrassegnato da diverse visioni politiche fra i due stati, è stato un dato che mi ha sorpreso tantissimo. Però è evidente che il mercato italiano per la Francia i produttori italiani per la Francia rappresentavano un dato di fatto estremamente interessante. Lo vedremo poi ancora di più nel prossimo incontro. Quello che viene riconosciuto agli italiani, in questo caso ai comaschi, è un'estrema duttilità nel rapporto con il cliente,
è stata un po' la fortuna delle segreterie ecomaschere nel dopoguerra, e cioè la capacità di far fronte alle richieste dei clienti. Questo lo dicono lettere molto precise di produttori, come dire, di clienti francesi nei confronti dell'Italia. La capacità di far fronte alle richieste della clientela in tempi brevi, senza tirarsela tanto, per dirla semplice, e con dei costi produttivi molto più bassi dei corrispondenti industriali francesi. Per dirla tutta, eravamo un po' i cinesi dell'epoca. Questo ha fatto sì che si acquisissero delle capacità anche creative non indifferenti. Io ho parlato spesso con dei vecchi industriali comaschi che mi raccontavano come arrivava il cliente e diceva, ma magari con un campione prelevato a Parigi o che so io, diceva, ma vorrei una stoffa come questa, però loro magari non avevano. Adesso io lo dico con un linguaggio che non è un linguaggio tecnico, perché non sono un tecnico di tessitura, però con delle soluzioni tecniche che loro in quel momento non erano capaci di fare. Non c'è problema, scampionavano la stoffa, vedevano come potevano fare per imitarlo. Magari trovavano l'artigiano che aveva il coso ad albate piuttosto che all'albate calcivio, che era capace di modificare una parte del telaio per venire incontro a quell'idea lì e realizzarla. Quello che secondo me ha contraddistinto e contraddistingue ancora molte delle industrie del territorio comasco è questo essere industrie ma ancora fortemente legate a un concetto artigianale del lavoro. Quindi non sacrificare l'idea di creare qualche cosa di nuovo e di diverso all'idea di, vabbè, ma poi questo articolo qui quanto mai ne venderemo poco. Come dire, venire incontro alla richiesta del cliente fa sì che uno si faccia venire anche delle idee nuove che poi magari possono essere applicate in prima battuta a una produzione di nicchia, costosa e quant'altro, ma che poi magari possono trovare un'applicazione anche nella produzione industriale più allargata. È un po' come il discorso, passando a un altro campo, dell'automobile. La Formula 1 di per sé è qualcosa che non ha ragione d'essere perché non è remunerativa, ma che consente di studiare delle soluzioni tecniche che poi vengono applicate anche a un livello inferiore. E la stessa cosa, secondo me, avviene nell'ambito della tessitura e della stampa. Cioè l'idea, non so, questi materiali che avete visto un po' stravaganti, l'idea di usare il cellophane piuttosto che usare la gomma spalmata al rovescio del tessuto. All'inizio potranno essere state qualche cosa di stravagante per venire incontro alle esigenze di un cliente particolare, ma che poi magari in minima parte o semplificate hanno trovato un'applicazione anche a livello produttivo più allargato. Questa è una mia opinione, poi magari anche no. Paolo, che dici? No, una cosa, non c'è nessun tessuto realizzato con le fibre ricoperte dal latte. No. No. Terrano, che non mi sta attenta. No, no. Scusa, anche tu hai lavorato sull'archivio Taroide. Fibre ricavate dal latte? No. No. Ecco, quello è un esempio. Io credo che nel comasco nessuno. Anche perché... No, c'erano tante fibre artificiali, ma niente. Esatto. Può darsi che quel tipo di lavorazione lì tu lo possa incontrare in archivi, ad esempio, lanieri, veneti, piuttosto... Però, oddio, io ho una bardocca talmente immenso che io l'ho visto proprio la minima parte. Credo che sia più un discorso legato all'ambito lanero, e poi credo anche che abbiamo tali e tanti problemi, perché l'anta ha una serie di difetti infinita, credo che abbiamo avuto un impiego veramente lanero, quello pochissimo legato poi a una reale produzione pratica. Però posso dirti solo che per quello che ho visto io negli archivi comaschi non l'ho mai incontrato. No, questo di sicuro.
Che tipo di fibra sostituiva, il cotone o la lana? Era tratto dalla caseina del latte. Facevano questa fibra che però aveva un difetto enorme, che a contatto con il corpo umano puzzava di acido, perché il latte è acido. E poi credo che cambiasse colore in tempo di guerra. Comunque negli anni 30 hanno usato tanto anche le fibre derivanti, non so, ad esempio la ginestra è stata una, la canapa hanno usato tanto la ginestra, l'utilizzavano. So che ad esempio in Puglia recentemente hanno tentato il recupero della tessitura con la ginestra o con la canapa, ma non mi risulta che abbiano avuto dei grandi risvolti industriali. Sono limitate delle tante regionali. No, mi si è tirato molto di scorso, lavorare con le aree italiane, però col pane, però non è più pazzo. Tanto vantaggio pubblicitario, perché faceva comodo dire abbiamo subito anche l'assenza di là, però non mi risulta. Più la lana d'angora ha avuto un risvolto, si vuole. Però il tema di questo periodo è che è molto ricerca. Certo. Questa è la domanda. Secondo me, si suppliva alle carenze economiche con una grande inventiva, che è un po' quello che viene sempre riconosciuto agli italiani, cioè l'idea del fatto che siete molto creativi. Mentre tanti altri che nascono un po' più con la pappa pronta si danno meno da fare, invece nel nostro ambito, soprattutto nell'ambito del tessile, la fantasia al potere aiuta tantissimo. Ma ripeto, io ho parlato con questi industriali che raccontavano come negli anni 60 fosse di moda fare quei damaschi o quegli operati a Damasco, piccoli rapporti, quelle sigle dei vari tutori, eccetera. C'era una richiesta pazzesca, sono riusciti a modificare un telaio tirando via degli archini, aggiungendo gli articoli, fanno delle spiegazioni tecniche pazzesche, non bisogna che stanno dietro, tu lo sai. Però alla fine riuscivano a modificare un telaio che era nato per produrre le cravatte, per produrre questo tipo di tessuto completamente diverso. Pur di non rinunciare alle commesse del cliente. E questo mi sembra una bella cosa. Va bene. Avete delle altre richieste? La prossima volta vi porterò molte più slide che così non diremo. Grazie. Vediamo la prossima settimana. Se mi ricordo, volevo già farlo questa volta, ricordo che una piccola di biografia se mi arrivo.